Ciao ragazzi, oggi una nuova ricetta come ogni settimana. Oggi ho voluto fare un mix delle richieste che mi avete fatto. Sapete che mi avete richiesto ricette vegane, visto che le ultime due ricette erano vegane, ma mi avete richiesto anche dei dolci americani, quindi ho fatto un mix e ho preparato i cinnamon roll, qui vedete nello stampo, vegani. Questo è un dolce che io adoro, i cinnamon rolls, perché a me la cannella piace tantissimo e ho voluto provarli vegani. Ho fatto un mix di ricette che io avevo e ho trovato su internet e il risultato, devo dire, è ottimo. Cioè non lo diresti mai che gli mancano le uova, il burro o qualsiasi altra cosa, quindi sono davvero fantastiche. Come sempre lo ripeto, se vi piace il video per favore mettete un like qui sotto e se non siete iscritti iscrivetevi al canale e vi lascio subito alle foto e al procedimento. Fatemi sapere se riprovate la ricetta e buon video! Iniziamo subito prendendo la nostra amatissima planetaria con il gancio e aggiungiamo 200 ml di latte di cocco, 40 g di olio di oliva, 90 g di zucchero e 7 g di lievito di birra in polvere e facciamo partire la planetaria. Dopo più o meno un minuto aggiungeremo un paio di cucchiai di farina. Il totale della farina che dovremo aggiungere all'impasto è 470 grammi, quindi prendiamo il paio di cucchiai da quel totale e facciamo girare la planetaria per un altro paio di minuti. Dopodiché aggiungiamo tutto il resto della farina, dei 470 grammi, e facciamola girare la planetaria finché non vedremo che l'impasto si è venuto a formare ed è ben liscio. Dopo qualche minuto aggiungeremo un pizzico di sale e continuiamo a far girare la planetaria. Quando vediamo che l'impasto si sta iniziando a formare, come vedete qui nel video, aggiungeremo 70 g di crema di cocco. Io qui la trovo direttamente in una lattina di latte, appunto. Non so in Italia come si trova, ma credo nello stesso modo. Non vi preoccupate per tutto questo cocco che uso nella ricetta, perché comunque non si verrà a sentire nel risultato finale. Quando vedete che l'impasto si è venuto a fermare ed è ben liscio, come vedete qui nel video, spegnete la planetaria, prendete una ciotola, dovrete lisciare un po' l'impasto come vedete qui e lo andate a mettere in una ciotola in cui avete messo un pochino di farina, lo coprite con della pellicola e lo dovete lasciare riposare almeno un'ora. Io l'ho fatto lasciare riposare un'ora e mezza, dipende dalla temperatura che avete a casa. Comunque regolatevi quando l'impasto avrà raddoppiato. Come vedete, io qui invece della pellicola ho usato un canovaccio, ma è uguale. Dopo aver fatto riposare l'impasto e averlo fatto raddoppiare, io ho preso la mia spianatoia di legno, ho spolverato un po' di farina e dobbiamo allargare l'impasto fino a formare un rettangolo. Lo spessore del rettangolo è un po' a piacere, io comunque l'ho fatto di un centimetro più o meno. Se lo volete più spesso potete farlo più spesso, se lo volete più sottile, più sottile. Dopodiché prendo 80 g di crema di cocco e li spargo per tutta la superficie del nostro rettangolo. Quando sono soddisfatta del risultato, vado a prendere 100 g di zucchero di canna e 25 g di cannella, li mischio insieme e cospargo tutto il rettangolo con questo miscuglio di polveri che ho fatto. Una volta che tutte le polveri sono omogenee, inizio a rotolare il rotolo. Mi raccomando, piano piano, senza fretta, perché può diventare un po', diciamo, un po' appiccicoso il processo. Arrotolato il tutto, prendo un coltello e taglio dei rotolini di due dita circa
qui prendo uno stampo quadrato, questo è di 20 cm per 20 e lo cospargo di olio di oliva e vado a mettere i miei rotolini che sono 4x4 nel caso voi vogliate contare e li metto nello stampo come vedete qui. Ricopro lo stampo con della pellicola e la lascio riposare per un'altra ora. Devi di nuovo raddoppiare il volume. Una volta che è raddoppiato, accendo il forno a 180 gradi e lo faccio cuocere per più o meno 25-30 minuti. Una volta che vedete che è ben dorato, lo tirate fuori dal forno e lo fate raffreddare un po'. Nel frattempo io prendo 80 g di crema di cocco che ho diluito con un pochino di acqua e 60 g di zucchero a velo e faccio una specie di ghiaccio reale, ma invece degli albumi appunto uso questa crema di cocco. Riprendo i nostri rotoli di cannella e li cospargo con questa ghiaccia. Una volta che siamo soddisfatti del risultato, io comunque la ghiaccia la tengo sempre un po' da parte quando le servo, se voglio aggiungerne un po' sulle singole porzioni. Lasciamo freddare bene lo stampo e possiamo servire i nostri rotoli di cannella. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, è davvero fantastica. Ci vediamo al prossimo video e come sempre mettete un like qui sotto e lasciate un commento se vi è piaciuta questa ricetta. Ci vediamo presto, un bacione a tutti, ciao!